Perché è speciale proprio come te. Agisci sotto il cielo blu, perché ha la voglia che hai tu di fare sempre un po' di più. Jumbo, Jumbo. Chissà se un giorno regnerà su tutta l'Africa. È molto in gamba e candido, sa quando dire sì o no. Si muove con grandezza d'animo. Libertà, con forza e con vitalità. L'oscurità e la foschia non gli fan perdere la via. Si orienta ovunque sia. Ha tanta grinta e volontà, è proprio uguale al suo papà. È ancora mattino presto quando una coppia di felini proveniente dalla giungla del Monteva si avvicina alla zona presidiata da Kimba. Uno dei due sembra molto stanco. Se non te la senti di proseguire, zio, possiamo tornare indietro. No, ho promesso di accompagnarti nella giungla di Kimba e io mantengo sempre le mie promesse. E va bene, allora riprendiamo il viaggio. Coraggio, seguimi. Ehi, piano, Laia, aspettami! Nello stesso momento, a qualche chilometro di distanza, Kimba e i suoi amici si stanno dedicando con grande impegno alle pulizie generali. Uffa, Kimba ci ha messi a lavorare come schiavi solo perché arriva il vecchio Marogi. Che razza di idea! Vuole solo fare bella figura con lo zio di Laia. Comportatevi bene. Ciao. Ciao, Laia. Benvenuto, Marogi. Che significa? Perché ti arrabbi, zio? Kimba ti ha solo salutato. L'anziano leone si guarda intorno con aria estremamente critica e tutti gli animali ammutoliscono, temendo di diventare oggetto di un qualche terribile rimprovero. Kimba, questo posto non mi piace per niente. Cosa? Se c'è una cosa che non sopporto è l'ordine e la pulizia. Ah! Perché è tutto così pulito? Siamo in una giungla, non in un ospedale! E poi guarda la tua pelliccia, è immacolata, non c'è neanche una macchia! Che c'è di male nell'avere la pelliccia in ordine? Che c'è di male? È come se un pugile si mettesse a fare l'uncinetto! Un leone striscia nella savana o tra i rovi e deve essere fiero del suo pelo arruffato! Adesso ti mostro come si comporta un leone che si rispetti. Ah! Su, avanti, Kimba! Vieni con me! Mio zio sa di non essere più nel fiore degli anni, però non vuole ammetterlo e si comporta come se fosse ancora giovane, perdonalo. Non preoccuparti, Laia, cercherò di assecondarlo. Allora, che aspetti? Arrivo! No! Ci vuole più slancio. Non riesco a starti dietro. Sì, l'ho notato. Facciamo qualche altro esercizio. No, basta per oggi. Meno male, Laia! Che fai, Kimba? Mascalzone, era una messa in scena!
Mi hai preso in giro! Hai finto di non essere alla mia altezza soltanto per non farmi sentire vecchio. Non è così? Non avresti dovuto umiliarmi in questo modo, Kimba! Io me ne torno a casa. Visto che hai combinato. Figuriamoci se mi faccio prendere in giro da un boccioso. Ho la mia dignità io. Che cosa ci fanno quegli uomini nella savana? Vi mostrerò a tutti che sono ancora degno dell'appellativo di re della giungla. Qui puoi raccogliere tutto il materiale che ti serve per la mostra fotografica. Eh? Fantastico! C'è un paesaggio meraviglioso. Non la passeranno liscia. Stava inseguendo due uomini su un furgone. Esatto, stavano andando verso la città. Kimba, Laia e Coco sono certi che Marogi si stia mettendo nei guai. Nella sua lunga vita l'anziano leone ha accumulato molta esperienza, ma ha avuto raramente a che fare con gli uomini e non sa quanto possano essere pericolosi. Intanto i due uomini che Marogi sta inseguendo sono arrivati in città. Sembrano tranquilli quando... Era Rotor, l'ho riconosciuto. Finalmente anche Marogi giunge in città, dove deve constatare che il suo arrivo non è passato inosservato. Di là! Quasi avessero un presentimento delle difficoltà che sta attraversando Marogi, Kimba, Coco e Laia corrono verso la città più veloci che possono. Lascia che te lo dica, Laia. Tuo zio è un irresponsabile. Oh, hai una bella faccia tosta, è tutta colpa tua. Ma scusa, che cosa ho fatto di male? Io... Oh, dovevi fingere di essere meno bravo di lui. Oh, e invece sei riuscito solamente a farla arrabbiare. Dovresti aver imparato quanto è permaloso mio zio. Con la tua indelicatezza lo hai ferito profondamente. Oh, mi ero illusa di potermi fidare di te, ma mi sbagliavo. Se adesso ci troviamo in questa situazione soltanto per colpa tua. A me non sembra che... Non permetterti di contraddirmi, le cose stanno così. Ehi, non è il momento di mettersi a discutere, sbrigliamoci. Hai ragione, rimettiamoci in marcia. Accantonati battibecchi e discussioni, i tre amici riprendono il cammino di Gran Carriera. E finalmente, dopo una corsa estenuante, la città appare ai loro occhi. Sembra ancora più grande di come la ricordassero. Gli enormi palazzi e le larghe strade trafficate incutono un certo timore. Eccoci. Ma temo che cercare Marogi sarà come cercare un ago in un pagliaio. E il compito appare ancora più difficile, perché la città sembra in stato d'assedio. Hai visto quanti poliziotti? Scommetto che gli stanno dando la caccia. Dove credi si sia nascosto? Vieni con me, Kimba, ho fiutato il suo odore. Si sente solito. Presto, da quella parte! I poliziotti, che erano stati allertati per la presenza di un leone tra le strade cittadine, non credono ai loro occhi. Ora i leoni sono diventati due. L'inseguimento li porta in un vicolo cieco. I due felini sono spariti. Probabilmente si sono nascosti in qualche angolo. Oh, mi hanno trovato! Eccolo! Aiuto! Oh, 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 oh,
splendido il nascondiglio che fa per me. Marogi ha appena il tempo di nascondersi sotto la locomotiva. Il gruppo di poliziotti sopraggiunge pochi secondi dopo. Qui non c'è. Proviamo da un'altra parte. Nel frattempo, ignari di tutto, arrivano in stazione i due tizi che Marogi stava inseguendo. Salgono su un treno senza accorgersi di essere osservati dall'uomo nel quale si erano imbattuti poco prima. Quanti spostamenti? Il viaggio si sta rivelando più faticoso del previsto. Anche Kimba, Laia e Coco, sulla scia dei poliziotti, si stanno dirigendo verso la stazione. Il misterioso uomo con gli occhiali scuri sale sul treno che hanno preso le due persone che sta pedinando. Oh? Cos'è questo rumore? Cosa vuole questo? Ce l'ha con me? E così ora anche Marogi, a suo modo, è salito a bordo. Il fotografo e il suo anziano accompagnatore non possono immaginare che entrambi i loro inseguitori viaggino sul loro stesso treno. Kimba, Coco e Laia, nel frattempo, sono sconsolati. È possibile che tuo zio sia sparito nel nulla? Kimba, guarda laggiù, è lui! Ma che cosa sta facendo, impazzito? Il treno ha ormai acquistato parecchia velocità, ma Kimba capisce che se vuole salvare il vecchio Marogi non ha altra scelta. Anche se molto rischioso, deve tentare di saltare sul treno. Tuttavia... Corriamo, non deve sfuggirci! Certe volte non ti capisco, Kimba. Pensavo avessi intenzione di saltare sul treno. Se vogliamo raggiungere quel treno, abbiamo bisogno di un passaggio. Scusi, le spiacerebbe darci uno strappo? Leone, che non si spaventi, segua il treno, per favore. Il camionista, anche se terrorizzato, si getta all'inseguimento del convoglio. Nel frattempo, Marogi tenta di trovare una posizione migliore. Ci voleva, è lui. L'uomo anziano sente i passi del suo inseguitore lungo il corridoio del vagone. A quel punto non gli rimane che una via di fuga. Credi di farmela? Stavolta non mi sfuggi, Rotor. Aiuto! Caspita, ma in che razza di posto sono finito? E lui, quello è l'uomo che mi ha fatto addormentare. Marogi si getta sulla sua preda, ma proprio in quel momento il treno entra in una galleria. Sento il rumore del treno. Dall'altra parte della strada! Il camion prosegue la sua corsa, evitando per miracolo le macchine che giungono in senso contrario. Il parabrezza è coperto di fieno, non si vede niente! Sento l'odore del mare! Che ti importa del mare? Pensa piuttosto a fermare il furgone! Il raffinato olfatto di Kimba non aveva sbagliato. In effetti, a qualche decina di metri sotto di loro c'era proprio il mare. Che strano, ci sono dei pesci volanti. Ma no, è solo che siamo sott'acqua. Ok, proseguiamo. Tenetevi fermi. Thank you.
In un modo o nell'altro, Kimba riesce a rimettere in strada il camion. Il treno non è più molto lontano, anzi, sta passando in una galleria proprio sotto di loro. Avere il treno alle spalle non era esattamente quello che Kimba sperava. Era necessario studiare una soluzione al più presto. Intanto non rimaneva che correre a più non posso per non farsi investire. Maroji, nel frattempo, ripresi i sensi dopo la caduta, riesce a penetrare all'interno di un vagone. L'ondeggiare del treno fa cadere una cassa di bottiglie e il vecchio leone se ne scola una per riprendersi dalle emozioni. Mi gira la testa, ma ancora sete. Non so perché, ma mi sento molle come un fico. Saranno state tutte le emozioni di questa giornata. Rotor, sapessi da quanto tempo aspettavo questo giorno. Finalmente ti ritrovo. Ricordo bene il nostro incontro di 3 anni fa. Hai ferito mio figlio e mi hai rubato i soldi per poi fuggire in America e dileguarti nel nulla. Kimba, Laia e Coco sono allo stremo delle forze. Tallonati dal rottame del camion e dal treno, non possono far altro che correre all'impazzata. Poi, quando cominciavano a perdere ogni speranza, il treno si ferma finalmente in una piccola stazione dell'entroterra, dando loro la possibilità di riprendere fiato. Un gruppo di ferrovieri sposta ciò che resta del camion dai binari. Raggiungiamo il porto, non c'è tempo da perdere. Ehi, guardate, un leone! Oh, meno male che ce ne siamo accorti. Cosa ci facevo sul treno? Hai visto il leone, papà? Lo hai riconosciuto? Certo, era nella savana. Come sarà arrivato fin qui? È incredibile. Senti, perché non lo portiamo via con noi, come souvenir del viaggio? Sai che non è affatto una brutta idea, figliolo. I leoni maculati sono una specie molto rara. Senti, amico, lo prendiamo noi, questo leone. Sì, però l'abbiamo preso noi. Siamo arrivati troppo tardi. Gli uomini hanno catturato tuo zio. Con una modica cifra, Rotor e suo figlio Don riescono ad acquistare il vecchio leone e a farsi dare un passaggio fino al porto più vicino. Il povero Maroji, ancora mezzo ubriaco dentro la gabbia, viene issato a bordo della nave con una robusta catena. Devo assolutamente salire a bordo anch'io. Vengo con te, avrai bisogno del mio aiuto. Sono sicuro che la mamma sarà contentissima di questo meraviglioso regalo. Ehi, un momento, che scherzo è questo? Chi mi ha messo in gabbia? Voglio uscire da qui? Mi avete sentito? Salire a bordo di una nave tanto grande non è facile, ma Kimba ha già trovato il modo. Forza, aggrappiamoci alla catena dell'ancora. Vi pentirete amaramente di avermi chiuso in gabbia, vi sistemo io! Hai visto, Laia? Tuo zio è riuscito a liberarsi! Una bella... Dove nascondersi o lo cattureranno? Avanti, ragazzi! Prendiamo le armi!
Stanno arrivando le guardie. Ok, cercherò di distrarle. Tu intanto occupati di tuo zio. Ma è il tizio che ha aggredito mio padre sul treno. Cosa ci fa sulla nostra nave? Stia tranquillo, ora l'aiuto io. Papà, quest'uomo è ferito, ha bisogno di assistenza. No. Andiamo, cerca di ragionare. Non possiamo rifiutarci di soccorrerlo. È un nostro dovere, qualunque cosa tu abbia contro di lui. Ti chiedo scusa, ma proprio non avevo altra scelta. È andato di qua, eccolo. Papà! Fermo! Lasciami! Devo dare una lezione a quel tizio per come mi ha trattato nella savana! Lasciami, ho detto! No! Non posso permettertelo! Beh, va bene, lo ammetto. Che cosa? Il tuo giovane amico è molto più agile e più forte di me. Oh, zio, ti sei fatto male. Poverino, quante ne hai passate oggi? Cosa ti è saltato in mente, Kimba? Perché lo hai ridotto così? Non ce n'era nessun bisogno. Bastava solamente fermarlo, no? Don, non credo alle mie orecchie, ma questi animali parlano. Scusateci. Mi rendo conto che vi abbiamo un po' spaventati, ma non vi daremo più alcun fastidio. Togliamo subito il disturbo. Questa poi. Chi immaginava che esistesse un leone che parla la nostra lingua? Eh sì, è stata proprio una sorpresa. È giunta l'ora di dirti la verità. Questo signore è un agente della polizia. Cosa? Te l'ho tenuto nascosto perché non volevo che ti preoccupassi. Hai già la mostra fotografica a cui pensare. E così tuo figlio fa il fotografo, eh? Oh, Ibor, ti sei svegliato. Ti senti un po' meglio adesso? Tuo figlio è un ragazzo in gamba. Non voglio più scappare, sarebbe inutile. Arrestami pure, prometto che non opporrò nessuna resistenza. Da quando ho preso quel colpo in testa, non ricordo più perché devo arrestarti. Forse mi verrà in mente dopo la mostra fotografica di tuo figlio. Ne parleremo più avanti, d'accordo? Sei molto gentile. Dopo la mostra ti cercherò per saldare il mio conto con la giustizia. Ricordati che me l'hai promesso. La fuga di Rotor è giunta al termine, ma se non altro potrà assistere alla mostra fotografica di suo figlio prima di consegnarsi alle forze dell'ordine. Forse ho un po' esagerato, ma sono un leone vecchio e testardo. Ti chiedo scusa, Kimba. Non sei più giovane, questo è vero, ma hai energia da vendere. Davvero? Molto bene, ma Maraggi, ormai siamo in prossimità della giungla. Facciamo gara a chi arriva prima. D'accordo, ci sto! Forza, Laia! Il vecchio leone è scattato in anticipo, prendendo subito qualche metro di vantaggio che spera di riuscire a conservare fino ai margini della giungla per dimostrare di essere ancora in forma. Probabilmente ci riuscirà. C'è da scommettere che Kimba e Laia non vorranno negargli questa soddisfazione. Cucciolo di re.
lo scoprirai da